ragazzi, sono tornato a Ralgar Reach. Il mio paladino adesso è a livello 61, quindi posso continuare con lui a, diciamo, prendere i punti esperienza delle missioni che con il mago bianco sarebbero quasi sprecati. Però, dando un'occhiata ai miei currency, mi rendo conto intanto della presenza degli Alagan Tombstone of Verity, che dovrebbero essere, diciamo, quello che prima erano i lore nell'ambito di Heavensward. I lore però ci sono ancora, e ci sono anche i Poetics. Adesso, siccome ho quasi cappato anche gli Scripture, ho intenzione di andare a Idisher e vedere se è cambiato qualcosa nell'ambito appunto di questi Tombstone e delle cose che posso comprare. Intanto mi do anche un'occhiata a quello che si può prendere con i Verity. Ma prima di andare voglio dare un'occhiata agli script. Allora, dando ascolto a Galiena non ci dice nulla. Il Collectable Appraiser invece ci dà una serie di oggetti che possiamo craftare per avere ancora, si parla di red script, quindi vediamo, non c'è nulla che mi dà gli yellow che vedete in alto a destra, che sono la nuova valuta di Stormblood. Adesso stavo controllando che quali erano gli oggetti che si potevano craftare. C'è anche roba di livello 51, quindi diciamo che i primi script red si prendono con la adamantite spear, per esempio, quindi comunque da livello 56-58 in su si cominciano a collezionare, e così via. Adesso vedo anche dei bei numeri anche sugli altri, per esempio qua c'è un Opal Bracelet che me ne darebbe 56. Ma che cosa si può comprare? Andiamo a dare un'occhiata qui. Allora, guardiamo ai crafter di livello 50. Questo è l'oggetto per cambiare la specializzazione. Questo oggetto ci dà un boost di punti esperienza. È interessante. Teniamone conto, fino a un massimo di 300.000 e costa 30. Io di script ne ho 34. Poi c'è ci sono i delineation, che saranno per fare dei craft particolarmente eclatanti. Adesso io non ero mai arrivato a craftare oggetti con questi, però avevo visto che si poteva. E poi abbiamo le materie, le tre materie livello 4 e livello 5. Mi pare che sia diminuito il costo, mi pare che fosse prima 500, adesso è 400. Accessori, armor e weapon, non c'è nulla. Diamo un'occhiata invece alla roba di livello 61. Sono equip, vedo un equip di livello 65 e l'arma secondaria di livello 66, mi pare, sì, tutto uguale. Benissimo. Armor. Vediamo, oggetti di livello 65. Diciamo che a livello 65 possiamo rifarci l'equip volendo. Accessori nulla, other nulla. Diamo un'occhiata ai Gatherer, livello 50, i Cordial, l'oggetto per avere punti esperienza, delle esche e le materie. Poi, livello 61 abbiamo, ovviamente, come prima, gli accessori, le armi, diciamo, di livello 65 e 66 per quanto riguarda le armi secondarie. Armor, oggetti di livello 65, accessori nulla, other. Ecco, i Rowena Token per avere il regional folklore, diciamo, la possibilità di pescare e gatterare oggetti nelle aree nuove, diciamo, quelli della categoria folklore. E poi altre particolari esche. Ha un prezzo molto alto comunque, perché 50 punti. Allora, io in questo caso ne avrei 320 di punti, però non ho ancora idea di cosa prendere, quindi aspetterò di capparli, poi ci penserò. Vediamo quanto è il cap. Il cap sta a 2000, quindi sì, abbiamo ancora tempo. Lo Splendor Vendor, sotto Feldcraft Item, ci dà i libri. Allora, sono soltanto 6,
per un totalone, sempre 5,30, si parla di 300 di questi Rowena token, ognuno di loro costa 50, 5, 3, si parla di 15.000 punti, se non sbaglio. Calcolatrice alla mano, 300 per 50, 15.000 punti. Bene, a questo punto al Gatherer ci penseremo più avanti. Andiamo a Idilshar. Allora, io non ero più stato a Idilshar da quando è uscito Stormblood, quindi dovrei fare un giro di nuovo di tutti i vari venditori e tutte le varie zone. Però, da quello che ho visto qua, ci sono armi di livello 58, vedo che ci sono anche le armi da samurai e ovviamente l'arma da Red Mage. Questa qua però è l'arma da Dark Knight, che mi pare che abbia cambiato simbolo. Non vorrei essere non vorrei sbagliarmi. Comunque, scudi, payback, niente. Vediamo, andando in ordine, qui c'è il personaggio che mi scambiava gli oggetti upgradabili, quelli che si prendevano con gli scripture. Vediamo un po' cos'ha. Triple Tier Challenge non ci interessa. Improving. Allora, continuano a aumentarci il livello delle armi da 170 a 180. Idem con gli equipaggiamenti. E qui non cambia nulla. Ok. Ovviamente penso che sia uguale per tutto, livello 170, livello 180, sono i vari DPS, eccetera. Invece nella zona Repairing Artifact, vediamo un po' White Mage per esempio, mi passa da livello 200 a livello 210. Ok, qui non è cambiato nulla. Vediamo, probabilmente non sarà cambiato nulla nemmeno in questa categoria in cui si passa da livello 230 a livello 240. Sì, direi che non è cambiato assolutamente nulla. L'ultima categoria, diamo un'occhiata alla parte per i maghi, così sappiamo, 260, 270, perfetto, è tutto rimasto identico. È vero che questo era il più alto equipaggiamento disponibile per Heavensward per quanto riguarda i punti Scripture. Ok, per quanto riguarda invece tutto quello che è il Gathering e il Crafting, io darò un'occhiata molto veloce, ma mi sembra di vedere le stesse identiche cose. Andrò a vedere l'ultima. Allora, qua sì, è rimasto tutto identico. Vado a vedere anche le materie. Nulla, perfetto. Proseguiamo il nostro giro. Arriviamo alla zona dei collectable, vediamo se si possono prendere. Ecco, vedete, qua sono cambiate delle cose. Intanto c'è lo scambio dei blue script. Io posso scambiarli. Vediamo un po'. Ah, me li scambia pari pari. È molto buono. Probabilmente io oltretutto, per quanto riguarda i gatherer, vabbè, non ne avevo molti. Ok, vediamo che cosa ci offre. Qui mi sembra tutto identico. Invece quella, la roba di livello 58 sono gli equipaggiamenti di livello 58, appunto. Qui abbiamo i Rowena Token, quelli che ci servivano per i libri, che adesso sono scesi a costare 25 punti. Allora, a me mancava un libro. Non ne ho neanche uno. Allora, aspetta ancora un attimo. Qua più o meno mi sembra che sia rimasto tutto uguale, sono oggetti da craft, ecco i libri. Ah, questi sono i libri del crafter e questi dovrei averli tutti, non vorrei sbagliarmi ma dovrei averli tutti. Poi andiamo direttamente alla roba da gatherer. Questi Rowena token sono questi che mi mancano. Search for item. Ah, ne ho 6. Per avere il libro, torniamo nella categoria. Non li scambio da lui i libri? Sembrerebbe di no. Vediamo un po' da lui.
qua. Eccoli qui. Allora, ce ne vogliono 50. Non è cambiata la situazione. Io ne ho 6, quindi me ne mancano 44. E io ne prendo il possibile. Vediamo, qua. Ne posso prendere 18 al momento e io li prendo. Ok. Vediamo se ha qualcos'altro da venderci lui. Andiamo qui. Ok, ci sono semplicemente dei materiali da craft. E qui, oltre ai favor, ci sono i libri. E basta. Ok. Proseguiamo. Ah, qua ci sono altri venditori che non penso che abbiano nulla di clamoroso. C'è un Orchestral Roll che costa 5.000 gil. Ce l'ho già. Ok, quindi nulla di nuovo. Vediamo lui. Vediamo. Sono degli oggetti che servono per craftare. Però così su due piedi non saprei. Probabilmente servono per fare gli oggetti per il libro dei gatherer e dei crafter che andiamo adesso a visitare. Allora, qua c'è la sorella di Chloe, cioè mi pare che si chiami Zloe. Esatto, è qui. Che ci dà un'altra. Allora, make a delivery, ne mancano 6. Infatti, Orphanage, quel nome mi pare di averlo letto tra gli oggetti che potevo acquistare da quel venditore. Allora, io dovrei prendere le coin. Allora, intanto vediamo se ne ho. Non ne ho. Andiamo a vedere dove si prendono. Si prendono a Dravania Interland, che è qui fuori. Quindi, quasi quasi, ci faccio un salto. Ok, sono arrivato a prendere gli oggetti. Io non ricordo la rotation, però mi ricordo che riuscivo comunque a prendere gli oggetti per Zloe senza troppi problemi. Allora, vediamo un po'. C'è una Dragon Skin, tra l'altro. Io prendo la Dragon Skin. Devo cercare innanzitutto il punto che mi dà due tentativi in più, in maniera da ottimizzare i tempi. Vediamo. Forse qui c'è sempre un punto che me ne dà uno in più, ma ogni tanto random ne viene uno che me ne dà due in più. Allora, qui c'è semplicemente un gathering rate. Intanto faccio punti esperienza, perché se vedete il mio botanico è ancora a livello 60. E dico ancora adesso che sembra essere passato un sacco di tempo. In effetti dopo qualche giorno io sono ancora a livello 60. Qua ho un attempt più 1, quindi sì, tenterò qui di raccoglierlo. Allora, io faccio il verde e poi il giallo. Il giallo potrebbe farmi proccare il verde, l'ha fatto. Uso il single mind e il giallo. Il giallo può farmi proccare il verde, non l'ha fatto, uso il verde e poi il blu. Ok, ora posso raccogliere 1. 2. Non è automatico, ce l'ho al 98%, quindi potrebbe anche fallire. Ok, ne ho raccolti 3, ce ne vogliono 6, quindi vediamo se ho fortuna. Trovare subito un posto che me ne dà più 2. No, assolutamente. Ok, ho trovato il posto che me ne dà più 2. Per sveltire i tempi mi posso bere un cordial. Arrivo a 404 e a questo punto mi basta aspettare fino a 600 per poter fare la rotation e avere la possibilità di prenderne, mi pare, fino a 4. A me ne basterebbero soltanto 3, però non sottovaluto mai il rischio di un fallimento, anche se il successo sta al 98%. Noto che la Utmost Caution è passata da costare 100 a costare 200. Questo è strano, perché era una action che si usava proprio per guadagnare 100 punti rispetto alla sua controparte da 200, appunto. Se entrava avevamo la possibilità di avere quindi un attempt in più alla fine. Adesso è tanto che non lo uso più questa rotation, però
Ricordo che questa skill mi permetteva una raccolta in più. Allora, siamo pronti, andiamo a cercare l'oggetto, verde, poi giallo. Apro accanto il verde, quindi posso usare questo e poi nuovamente il giallo. Apro accanto di nuovo il verde, quindi posso usare di nuovo Single Mind e Methodical Uprising. A questo punto io posso fare un'ottima raccolta. 1, 2. Sì, ogni volta che io usavo Single Mind, guadagnavo un punto di raccolta. Direi che sono stato fortunato. Ora posso tornare da Zloe. Allora, un'altra cosa importante per quanto riguarda il gathering, ve lo dico adesso per diciamo accelerare un pochino i tempi. Se andate a cercare appunto questi oggetti, mentre aspettate, non sottovalutate l'idea di raccogliere a caso item. Adesso io qua ho trovato un ephemeral. L'ephemeral, ah, ce n'è una sconosciuta. Io provo a raccogliere. Vediamo un po' se ho qualche skill da utilizzare per aumentare le chance. Proviamo questa. 40% è un po' poco, infatti, fallito. Non sottovalutate la possibilità di raccogliere a caso gli oggetti perché ci sono le famose challenge log settimanali, quindi non buttate via l'opportunità di avere dei punti esperienza quasi gratis. Voi non lo potete vedere, ma sta impazzendo la chat. Delle cacce. In pratica io sono iscritto a varie link che avvertono i giocatori della presenza di vari nemici rank A, rank B, rank S e sta letteralmente impazzendo perché probabilmente io adesso non ci sono ancora arrivato, ma ci arriveremo. Ci sono delle ricompense importanti per quanto riguarda le cacce. C'è molta molta richiesta. Eccomi di nuovo dall'Ephemeral. Userò la skill, quella da 250, che mi porta il successo al 75%. Ah, l'ho preso. Allora, non so di che cosa si tratti, ma sono quasi sicuro che si tratta di un oggetto relativo ai collezionabili. Quindi io adesso ne raccolgo un po' per sfizio e poi ci penseremo. Allora, siamo di ritorno a Illichar. Quello che ci interessa in questo momento è andare da Zloe, poi andremo da Chloe. Vediamo cosa è cambiato anche nel diarietto, libricino, chiamiamolo così, dedicato ai duty settimanali che noi potremmo fare per organizzare una sorta di gioco del Tris e ottenere dei premi in più. L'introduzione di questo libretto era stata una bella bella idea perché spingeva un po' i giocatori a fare anche delle cose che erano ormai obsolete. Non c'è Zloe. Ecco Zloe, ok. Allora, vediamo. Ne ho un sacco. Le do quelle che valgono di più, ma dovrei ottenere senza problemi il massimo risultato. Mi dà soltanto soldi e red script, quindi io speravo che mi desse anche punti esperienza, ma non è andata bene. Ma ci accontentiamo, comunque 120, si tratta di due bustine ognuno, di più. Quindi diciamo che l'ultimo libro che mi mancava di questa espansione potrebbe arrivare rapidamente. Mi sembra che sia anche molto di più di prima. 120 mi sembra ben di più rispetto ai blue script che mi davano prima. La cutscene, che io salto. Ok, siamo a posto con lei. Andiamo a vedere cosa ci dice sua sorella. Allora, innanzitutto diamo un'occhiata al libro. Che item? Eccolo qua. Ah, il time è passato. Ok, perfetto. Lo do via subito. E ne prendo un altro.
Ok, andiamo a vedere. Allora, dungeon di livello da 1 a 49, divento 50, qua non è cambiato nulla. Qui non mi pare che sia cambiato nulla. I duty sono sempre gli stessi, bene o male, quindi assolutamente non è cambiato niente. I premi sono sempre 4 righe. Da quello che ho letto, cambiava qualcosa quando si arrivava a livello 70. Quindi bisogna aspettare. Ultima cosa che ci manca da controllare qui a Idishar sono le cose che ci danno appunto con i tombstone. Qui c'è Rowena, qua c'è Ismena. Allora, qua vedo coi Poetics, tutto Poetics qua. Vediamo un po'. Allora, tanto qui mi dà un oggetto livello 2,30. Quindi si tratta di oggetti che prima mi arrivavano con i loro, mi pare di ricordare. Tutti gli equip 2,30. Ok, poi. Questi. Equip 2,60. Questi sono gli oggetti che mi arrivavano con gli scripture. Ok, poi. Special Arms. Allora, questi sono gli oggetti per la relic. Questi anche. Questi pure. Vediamo un po'. Armor, accessori, non c'è nient'altro. Other. Allora, Hero win a token. Poi, oggetti per l'upgrade. Oggetti per l'upgrade anche qui. E oggetti da craft. Andando in fondo c'è il solito quadro e le due canzoni. Ok, vediamo questo. Questo io penso che mi darà soltanto, infatti, gli oggetti relativi ai vari Primal. Vado a vedere l'ultima cosa in fondo. Ok. Allora, qui ci sono le cavalcature dei vari Primal. Qua ci sono delle musiche che però si ottengono con i miaci Penny e i miaci Farthing. Ok, vediamo l'ultimo. Beh, qua mi sembra tutto uguale. Però io ho cappato, o sto cappando, sia i lore che gli scripture. A questo punto, dove vado a spenderli? Inaspettatamente i lore e gli scripture si scambiano a Mordona e non a Idishar e si possono scambiare con i Poetics. In pratica, i Poetics rimane l'unica valuta valida fino a livello 70. Vediamo dove si possono scambiare. Penso qua alla Gantomstone Exchange. I lore. Perfetto. Diciamo che 1 a 2 mi pare che sia il cambio. Idem. Quindi adesso sono di nuovo pieno di Poetics e andrò poi a liberarmene. Intanto davo un'occhiata se c'era qualcosa di diverso. Per quanto riguarda Auriana, mi pare che sotto Special Arm ci sono gli oggetti della Relic, esattamente come quelli che ci sono a Idishar. E qua invece abbiamo soltanto gli oggetti, quelli che erano di Arian Reborn. E poi qui abbiamo tre canzoni. Adesso andrò a controllare, a vedere se ce li ho. Di cui una, tra l'altro, deve essere anche craftata. Vediamo se ce l'ho già. Search for item, non ne avrei. Vediamo cosa succede. Questa mi mancava. Questa anche. No, questa no, questa ce l'avevo già. E questa. Boh, io la prendo. Allora, usiamo la canzone. Eccola qui. E poi penserò al craft dell'altra. Adesso non è il caso. Do un'occhiata a Mordona per vedere se sono comparse altre missioni. Mi sembra proprio di no. Ci sono dei negozianti, ma qua io do per scontato che sia tutto rimasto come prima, a parte
al limite forse qualche libro qua da Talan potrebbe costare di meno, parlo dei libri craft della 2.0. Ok, ultima tappa, Foundation, perché voglio dare un'occhiata se hai cambiato qualcosa per quanto riguarda le cacce. So che hai cambiato qualcosa, però non so se io al mio livello posso in qualche maniera usare questo cambiamento, fruirne. Vediamo cosa dice qua. Intanto prendo tutte le cacce, ma non penso che sia fondamentale. Si sa mai. Ok, poi qui al piano di sotto ci sono i soliti venditori. Vedo che ci sono dei giocatori. Vediamo un po'. Questo Centurio Seal. Allora, avventure, Eterite Ticket, poi ci sono dei minion che io ho già, la bardatura che ho già, questo c'ho già tutto, una canzone, che mi mancava? Questi dovrebbero essere gli oggetti per poter volare senza dover cercare per forza le correnti. Dovrebbe essere così. Così hanno, diciamo, saltato quella fase. Vediamo invece qui. Legendary Mark. Qua è rimasto tutto uguale. Questi sono oggetti di upgrade. E basta, non c'è altro. Vediamo quello a fianco. Si tratta di, sì, gli stessi oggetti che c'erano già prima. Allora, probabilmente dovremo cercare di arrivare al livello adeguato per poter sbloccare le nuove cacce che ci daranno delle altre ricompense. Quindi, momentaneamente, io mi disinteresso delle cacce e vado oltre. Uso la musica, così ne ho guadagnato un'altra. A questo punto posso nuovamente dirigermi nelle zone nuove e proseguire il mio viaggio.